La gamma Abarth 595 è stata rinnovata sul finire dello scorso anno. Noi oggi testiamo la versione più potente della famiglia, la 595 Competizione, quella spinta dal 1400 T-Jet da 180 cavalli. Vi dico subito che la novità più importante è sicuramente lo scarico record Monza attivo, davvero un dispositivo fenomenale. La valvola dello scarico si apre premendo il pulsante Sport presente sulla plancia centrale. Una volta premuto il pulsante, il sound del motore si fa davvero molto più profondo e aggressivo. Viene modificata la grafica del display centrale, che assume una veste un po' più racing, ma cambiano anche altri parametri della vettura, tra cui la taratura dello sterzo e l'erogazione della coppia. Se il rombo del motore spinge automaticamente i passanti a voltarsi verso la nostra 595 Competizione ad ogni accelerata, questa vettura devo dire che si fa notare anche a motore spento. Innanzitutto il colore di questa versione, verde adrenalina, davvero ben si sposa con le linee dell'auto. In più il marchio Abarth, come dicevo in studio, quest'anno compie 70 anni, ci sono vari badge, due sulla carrozzeria, che appunto ricordano questo anniversario. Grande presa d'aria sul frontale per raffreddare il motore, in coda un estrattore piuttosto pronunciato con 4 tubi di scarico. Un abitacolo che davvero sembra costruito intorno al pilota ed è tutto merito di un azzeccatissimo Tris. Il volante pelle carbonio e alcantara, un grip fantastico, cambio, pomello in acciaio, cambiate davvero fluide, precisissime. E poi la chicca, i sedili Sabelt a guscio in carbonio, contenitivi, davvero pensati per un'auto che spinge forte, anzi direi fortissimo. Come dicevo in apertura, il motore sotto il cofano è il 1400 T-Jet in versione da 180 cavalli, la più potente. Con questo propulsore la 595 Competizione arriva a 225 km orari e scatta 100 in 6,7 secondi, per poi fermarsi in maniera davvero precisissima e repentina grazie a un impianto frenante maggiorato Brembo con pinze monoblocco, questo l'ho studiato, in alluminio a 4 pistoncini e dischi autoventilati e forati da 305 mm. Che brava che sono! La 595 Competizione ovviamente è pensata per far divertire al massimo chi la guida. Obiettivo centrato in pieno, nonostante il baricentro alto e la seduta anche quella bella alta, è quella classica delle 500. Tra l'altro il volante non è regolabile in profondità, il sedile non lo è in altezza, quindi trovare la posizione di guida ottimale richiede davvero un certo impegno. Erogazione non troppo lineare, parte piano dopo i 2500 giri, esplode. Assetto piatto, piattissimo, la comunicazione tra il pilota e l'asfalto è totale e tra le curve, che dire, è davvero incollata all'asfalto. Merito anche del sistema che la equipaggia, il TTC, si aziona premendo un pulsante sempre qui sulla plancia che gestisce il trasferimento della coppia alle ruote anteriori. Ovviamente lo ricordiamo, la 595 Competizione è a trazione anteriore. Privilegiando nel trasferimento della coppia la ruota con maggiore aderenza e frenando invece quella che ne ha meno. La versione che sto guidando è equipaggiata con il cambio manuale a 5 rapporti, dicevamo innesti precisi e davvero molto morbidi, ma la 595 Competizione è disponibile anche con un sequenziale robotizzato con palette al volante. In definitiva, motore brillante, sound
da urlo, un vestito davvero racing e appariscente, assetto rigido, piatto, pensato per divertirsi. La C5V5 è competizione per chi può mettersela in box staccando un assegno da circa 30.000 euro. È davvero una tentazione irresistibile.